Ciao a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di un romanzo per ragazzi di recente trasposto come film anche al cinema. Mi riferisco a Capolinea per le stelle di Philip Reeve, pubblicato dalla casa editrice Giunti. Ebbene, ci troviamo in un futuro distopico fantascientifico dove i pianeti e i sistemi solari sono tutti collegati da tunnel e vengono percorsi in pochi secondi grazie a dei treni speciali che pensate parlano e hanno anche una loro coscienza e quindi in pochi secondi possono percorrere anni luce e gli uomini comunicano come con i robot. È un mondo ipertecnologico, super avanzato, dove però si può notare anche la devastazione della guerra dovuta all'ingordigia degli umani. Noi conosceremo qui un personaggio che si chiama Zen, è un ragazzo che ama tantissimo viaggiare tra questi pianeti devastati appunto dalle guerre, ma comunque attraverso questi treni, attraverso sistemi solari così diversi. E per riuscire a mantenere la famiglia dove lavora solamente la sorella maggiore e la madre è a casa perché ha alcuni problemi di tipo psicologico, si è ridotto per così dire a diventare un ladro, un ladruncolo molto scaltro, molto bravo, che ruba solamente a chi ha di più. Chiaramente non a chi come lui si trova in difficoltà. Un bel giorno, durante una di queste incursioni, crede di essere seguito da un drone e da una ragazza con un impermeabile rosso. Cerca di far di tutto per seminare il drone e la ragazza, saltando anche su un treno all'ultimo minuto, ma non ci riesce. Scoprirà ben presto che questa ragazza si chiama Nova, che è un robot che però vorrebbe disperatamente essere umana, tanto che ha programmato il suo sistema per avere anche le lentiggini, che sono considerate un'imperfezione, ma che a lei piacciono proprio perché rendono più umano il suo stato. Ebbene, viene catturato e viene preso da questa ragazza che non vuole farle del male, ma vuole farlo parlare con il suo capo perché ha qualcosa da chiedergli. Sa che lui è un ladro e gli affida un compito, ovvero quello di salire sul treno della dinastia reale per rubare un oggetto. Sembrerebbe un compito abbastanza semplice. In realtà questo misterioso oggetto è sconosciuto ed entrare in questo treno dove possono salire solamente coloro che fanno parte della stirpe reale non è così semplice. Ma soprattutto, cosa ha Zen di così speciale? Come mai hanno incaricato proprio lui di compiere questa missione? E soprattutto riuscirà nell'impresa senza farsi catturare? Tutti interrogativi che vi lascio ovviamente alla lettura e alla visione del film. Vi dico solo che se siete pronti per una lettura piena di azione, colpi di scena, avventura e per conoscere una miriade di personaggi davvero interessanti a partire proprio da Zen e da Nova, questo robot che lo seguirà in questa avventura, senz'altro Capolinea per le stelle è il libro che fa per voi, pubblicato di recente dalla casa editrice Giunti e scritto da Philip Reeve. E con questo è tutto anche per il consiglio di oggi. L'appuntamento con i libri però è rimandato soltanto alle prossime.